Buongiorno Siena, buongiorno Radio Siena TV, ben ritrovati in questo martedì 12 di ottobre. Sono le 7.31, al microfono Giulia Maestrini come ogni mattina per la nostra parte dedicata alla rassegna stampa, la rassegna stampa che vede al centro del dibattito ancora i fatti di sabato, l'assalto alla sede della CGIL e tutto ciò che ne è venuto dopo, compreso ieri la visita del Premier Mario Draghi, che è andato a trovare proprio il segretario generale della CGIL Landini nella sede di Roma e che insomma ha fatto capire che non ci sarà tolleranza. Intanto addirittura si sta studiando a un provvedimento che possa sciogliere il movimento di Forza Nuova per decreto come previsto dalla legge, ma su questa ipotesi la politica si è spaccata con le destre pronte a non votare eventualmente questa idea, ma piuttosto, dice Matteo Salvini, a pensare a una legge che, contro tutti gli estremismi. E poi ancora una polemica tutta politica fra il vice segretario Dem Provenzano e la leader dei Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, sempre su il fatto che comunque le destre non abbiano condannato così con forza, non si siano dissociate in modo totale da i neofascisti che sabato hanno di fatto strumentalizzato la manifestazione No Green Pass con appunto anche gli arresti di cui abbiamo raccontato ieri. Green Pass che tuttavia marcia spedito, venerdì sarà il primo giorno appunto di obbligo per entrare sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Ancora ci sono alcuni nervi scoperti soprattutto sul fronte dei controlli e delle responsabilità su chi deve appunto controllare questo documento, soprattutto in quei luoghi più complessi tipo ad esempio l'agricoltura o gli autotrasporti o comunque tutti quei luoghi di lavoro dove non c'è un vero e proprio ingresso con un cancello, insomma. E comunque addirittura Draghi pensa a un nuovo decreto proprio per semplificare le ultime questioni appunto organizzative. Intanto da ieri la riapertura di teatri, cinema, luoghi della cultura al 100% e anche l'ampliamento per stadi e palazzetti, il traguardo a fine mese del 90% per l'immunità di gregge sembra vicino. Intanto gli studiosi e gli esperti ci dicono che questa quarta ondata è stata meno violenta di quello che temevamo, che ne stiamo uscendo, merito chiaramente va a alla campagna vaccinale che pur tuttavia vede ancora qualcosa come 8 milioni di italiani che non si sono ancora vaccinati neanche con la prima dose. Sono proprio quelli che poi metteranno probabilmente in difficoltà questo sistema appunto produttivo dove ci sarà l'obbligo del Green Pass, perché chi non si vaccina deve fare il tampone ogni due giorni e con 8 milioni di persone di cui se ne stimano circa 4,5 in età lavorativa, chiaramente il numero dei tamponi da processare diventerebbe assurdo e infattibile per far proseguire la macchina economica. Questi sono i temi su cui si sta ragionando. Intanto inizia il G20 sull'Afghanistan con l'Italia in primo piano, perché come ricorderete fu proprio Draghi a spingere per questo appuntamento e quindi tante notizie da tenere sotto controllo. Poi tutta la pagina locale come sempre, ma è il momento di andare in pausa pubblicitaria, torniamo fra pochissimo, andiamo a leggere i giornali. Buongiorno Siena, dunque siamo nella nostra rassegna stampa, stavamo parlando dello scenario nazionale a partire proprio dai quotidiani nazionali, dalle loro prime pagine. E come dicevamo al centro delle notizie la visita di Mario Draghi di ieri alla sede della CGIL da Landini, il Premier abbraccia Landini ecco qua intanto stiamo vedendo insieme le immagini. In una visita importante da un punto di vista chiaramente simbolico, dalla vicinanza di Palazzo Chigi alle istituzioni democratiche, fa sì che Draghi si sottragga in qualche modo alle polemiche fra destra e sinistra che non
non sono mancate, non stanno mancando, e il Premier sta anche valutando di sciogliere per decreto l'organizzazione neofascista Forza Nuova. Intanto la Procura di Roma ha già ottenuto un primo risultato, perché ha ottenuto l'oscuramento del sito di Forza Nuova, che da ieri è offline, e perché incitava a nuovi scontri, e ha aperto due inchieste penali sulle violenze di sabato, una su la prima parte dell'attacco della prima parte della manifestazione, gli scontri con la polizia, e poi un'altra proprio per l'attacco alla sede della CGIL. Di fatto questo è un tema, perché si potrebbe poi configurare quello che viene sancito dalla legge Scelba, ovvero lo scioglimento di movimenti che attentano alla democrazia, qualora appunto si dimostrasse, e l'azione della procura va in questo senso, che quei movimenti attentano appunto alla democrazia, incitando a nuovi scontri. Chiaramente la patata è bollente, è tutta da vedere. Draghi dice nessuna tolleranza, ma poi sa bene che deve gestire la cosa anche con i partiti. Intanto sabato la manifestazione indetta dai sindacati unitari, la manifestazione antifascista, e intanto anche il Partito Democratico, che con Movimento 5 Stelle Italia Viva già presentato una mozione proprio per sciogliere Forza Nuova, che le destre hanno già detto che non voteranno. Questa è sostanzialmente la notizia che troviamo in apertura su tutti i giornali nazionali, a partire ad esempio dal Corriere della Sera. Eccola qua: Draghi, nessuna tolleranza. Ipotesi decreto per sciogliere Forza Nuova. Mattarella, turbati, non preoccupati. Questo è quanto ha detto ieri il capo dello Stato da Berlino. Dice: siamo turbati ma non preoccupati, perché sostanzialmente sono azioni di una piccola minoranza, mentre la reazione della gran parte del paese è stata una reazione di sdegno e di condanna. E ancora violenza in piazza, il Premier abbraccia Landini, tensione tra PD e Fratelli d'Italia, un caso, le parole di Provenzano. Beppe Provenzano, che in un tweet aveva detto sostanzialmente che il fatto di non dissociarsi, di non condannare queste violenze, poneva Fratelli d'Italia fuori dall'arco parlamentare, dall'arco democratico. La Meloni gli ha risposto accusandolo di voler sciogliere il primo partito, l'unico di opposizione, e su questa querela si è spostata l'attenzione, perché se c'è una cosa che sappiamo fare in Italia è spostare l'attenzione dalle cose serie alle polemiche. Avanti dunque sulla Repubblica, che troviamo, ecco qua, la stessa notizia in apertura: Forza Nuova, il governo valuta lo scioglimento, task force di esperti studia la messa al bando dei neofascisti, le ipotesi per decreto o dopo una sentenza, appunto una sentenza del tribunale. Intanto oscurato il sito. E ancora Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia no alla mozione PD, l'inchiesta almeno 50 a guidare l'assalto. Tra gli obiettivi c'era anche il Parlamento, e uno degli arrestati ha proprio detto: volevo occupare Palazzo Chigi. Era un po' evidentemente la moda è quella dell'assalto a Capitol Hill, che raccontammo subito all'inizio dell'anno a gennaio, quando appunto anche lì i movimenti suprematisti bianchi andarono a occupare appunto Capitol Hill. Evidentemente l'hanno fatto proseliti. E intanto Mattarella, appunto di nuovo le parole del capo dello Stato, turbati ma non preoccupati, Draghi incontra Landini. E qui c'è un editoriale firmato da Marco Minniti, l'ex ministro, e il titolo è "Il dovere di agire". Questo è proprio perché in qualche modo forse questo fatto di sabato ci mette di fronte appunto a un tema che troppo spesso poi viene messo nel cassetto e non ignorato fino alla volta successiva. Ancora andiamo sulla Stampa, dove c'è un'intervista al segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Il titolo è "Per lui Draghi sciolga Forza Nuova", intervista a Letta: "Questa destra fa paura". Il Premier da Landini alla CGIL, Mattarella dice turbati, non preoccupati. Tensioni dopo il sabato nero, Provenzano, FDI, cioè Fratelli d'Italia, cambi o è fuori dall'arco repubblicano, Meloni vogliono cancellarci. Questa appunto la polemica. E
l'attacco dell'intervista firmata da Niccolò Caratelli è proprio questo: non si capacita Enrico Letta, non capisce perché Salvini o Meloni non riescano a condannare e basta la violenza fascista senza fare distinguo o dire ma anche. Il segretario Dem chiede al governo di sciogliere Forza Nuova e unire il Parlamento per sostenere il governo in questa decisione. Nonostante appunto il no dal centrodestra auspica questa unità, ma insomma mi sembra molto lontana. E poi ci sono due analisi interessanti sulla stampa, una su appunto il perché le destre in qualche modo non scaricano in modo netto e definitivo questi movimenti. Il titolo è "Quel serbatoio avvelenato del neofascismo", che è comunque, ci spiega Donatella Di Cesare, un serbatoio di voti, di tanti voti che in qualche modo vanno incanalati da qualche parte. E ancora... l'altra analisi firmata a Lucio Caracciolo è più ampia, perché dice: se il sovranismo torna a covare nell'est Europa, e questo è relativo anche alle notizie che sono arrivate ad esempio dalla Polonia o insomma tante analisi che appunto mirano a capire perché questi movimenti sovranisti hanno poi la presa. L'immagine invece che troviamo a centro pagina sulla stampa è di ieri, arriva da Torino, e perché c'era una manifestazione ieri in piazza, c'erano anche i COBAS per lo sciopero generale, ma in realtà c'erano anche gli studenti. Questa è una piazza di studenti dove è stata bruciata di fatto una gigantografia del presidente del Consiglio Draghi. Il titolo è "Piazze bruciate, da Torino a Trieste ancora cortei di protesta". Questa foto insomma ieri si è vista spesso anche su internet. Mentre invece, tornando sul Corriere, ancora il tema Forza Nuova. Da una parte le analisi, appunto l'oscuramento del sito da parte della Procura di Roma, il popolo è per lo scontro, questo diceva il sito, istigando di nuovo a nuovi scontri, per questo è stato oscurato. Stiamo parlando del sito di Forza Nuova. E ancora il Viminale ora pensa alle zone rosse, la rabbia della ministra Lamorgese tirata per la giacca in mezzo a questa situazione, accusata di non averla saputa gestire. Il Copasir intanto ha chiesto una relazione proprio specifica e dettagliata sui fatti di sabato. E anche qui invece troviamo un commento firmato da Marco Imarisio: le nostalgie di troppo e l'assenza di chiarezza. Le nostalgie sono chiaramente quelle per il passato, l'assenza di chiarezza, l'assenza di una presa di distanza netta da questi movimenti che per molti, secondo l'analisi di molti, voglio dire, sarebbero completamente anticostituzionali, nel momento in cui la Costituzione dice che è vietata la ricostituzione del partito fascista o simili. E di questo magari ne parleremo anche più tardi con i nostri ospiti. Altre notizie dall'Italia, quella appunto del ritorno al lavoro da venerdì, ritorno al lavoro, le regole e l'obbligo del Green Pass, tutte le misure, si va verso un nuovo DPCM appunto per chiarire le piccole cose che ancora mancano, soprattutto sui controlli. E poi c'è questa testimonianza di Sergio Arari, che è un immunologo, uno scienziato, che dice: è un inizio di normalità, il futuro è nelle nostre mani, perché appunto gli esperti vedono ormai la coda pandemica in qualche modo allontanarsi. E ancora dalla Repubblica tutto appunto l'analisi della pandemia, eccolo qua, la lotta al Covid, il traguardo a fine mese, il 90% dei vaccinati e immunità di gregge, questo si punta con l'aumento della campagna vaccinale. Intanto ieri in Toscana sono cominciate le terze dosi, si è cominciato dai pazienti più fragili e dalle RSA, ma da lunedì dovrebbero partire anche i sanitari, e quindi dovrebbe essere una questione rapida per mettere in sicurezza
sicurezza, appunto, almeno la parte sanitaria della regione. E ancora Green Pass, ecco il vademecum su regole e controlli verso appunto il 15 ottobre, che sarà comunque una data in qualche modo fondamentale, no? Per capire come riprenderà il mondo del lavoro. A centro pagina sulla Repubblica, il fotone di prima è dedicato alla cultura, viene da Milano, il Teatro della Scala, riaperto ieri senza distanziamento tra il pubblico per la prima volta dall'inizio della pandemia. Questo è un segnale di speranza che vogliamo fare anche nostro, davvero, sperando che si cominci a vedere, insomma, un'uscita da tutta questa situazione, magari partendo, perché no, proprio dalla cultura. Io mi fermo qui con le pagine nazionali, sì, direi di sì, quindi breve pausa pubblicitaria, andiamo appunto in pubblicità e poi torniamo con i giornali locali. Eccoci qua, siamo tornati ancora in rassegna stampa e quindi andiamo a vedere i giornali locali, le notizie principali che arrivano dalla nostra città. Questa intanto è la prima pagina del fascicolo locale della Nazione. La foto di prima pagina è proprio sul tema Green Pass, di cui parlavamo in apertura. Green Pass è il test al lavoro, le aziende si preparano all'appuntamento del 15 ottobre, capire appunto chi dovrà controllare e come farlo dal 15 ottobre. Ricordiamo, Green Pass obbligatorio per entrare al lavoro in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. E ancora, il titolo di apertura è dato al caso che venne fuori qualche mese fa, se ricordate, la denuncia per stupro di una giovane donna vittima, appunto, secondo l'accusa, di uno stupro di gruppo. Il processo è in corso, il difensore annuncia rilevamenti sonori nell'abitazione che vede coinvolto anche il giovane calciatore Manolo Portanova. Ricorderete questa storia, la Nazione gli dà il titolo di apertura. E poi invece altre notizie, da una parte una notizia di vita quotidiana che riguarda i rifiuti, perché c'è l'ennesima puntata della polemica fra il comune e il gestore dei rifiuti. Stavolta parla l'assessore al decoro Buzzichelli, che dice: raccolta dei rifiuti, il degrado è colpa di Sei Toscana. Qui si continuano a rimbalzare le questioni fra un soggetto e l'altro. Fatto sta che, insomma, la città non ha dato bella prova di sé nelle ultime settimane. Anche nel weekend i giornali avevano riportato molte foto e insomma sicuramente è un tema da chiarire. E ancora invece troviamo qua in soppalco sulla Nazione l'addio a un protagonista della storia della città, l'addio al professor Brandani, per 20 anni deputato del Monte e protagonista della politica. È morto ieri a Colle Alberto Brandani dopo una lunga malattia, un personaggio che ha segnato per molti anni appunto la storia del Monte dei Paschi e della politica cittadina. Il professore, così era soprannominato, anche scrittore, giornalista, fondatore di una casa editrice, insomma uomo sicuramente della cultura della città. Questo è quanto. Sul Corriere invece ci si concentra su altro. Da una parte i vandali scatenati fuori Porta San Marco, scrive il Corriere, presi di mira i giochi per i bambini in piazzale Biringucci. L'assessore Buzzichelli anche qui, perché ricordiamo che ha il decoro urbano, quindi riguarda lei, uno sgarbo a tutta la città. E poi un'intervista a Giovanni Azzeni che dice: concentriamoci per riavere il palio. Sì, in effetti è una cosa che vorremmo un po' tutti, e quindi tema ancora da trattare dopo la polemica fra L'Aquila e il magistrato della settimana scorsa. Speriamo che non si finisca lì, che non si metta lì fine alla polemica, ma che diventi un dibattito più che altro per capire cosa fare nei prossimi mesi. E ancora
Allora, l'altra notizia che arriva da, dall'Istituto Franci e dal Superiore Piccolomini, c'è una presa di posizione dell'assessore all'istruzione Benini. Piccolomini e Franci possono convivere. Benini ha rilasciato ieri questa dichiarazione dicendo: mi aspettavo maggiore apertura al conservatorio per i locali di Montarioso, ma ora è fondamentale riportare in sede tutti gli studenti. I locali di Montarioso sono quelli dove erano state spostate alcune classi del Piccolomini che erano senza spazi. Da lì era nata la querel che voleva lo sfratto del Franci per liberare le aule al Piccolomini. Sembra che si trovi una soluzione che potrebbe non mettere a rischio né giustamente i ragazzi del liceo che devono andare a scuola, né tantomeno il conservatorio, che essendo in vista ormai del processo di statizzazione che si dovrebbe concludere a breve, qualora perdesse ora la sede sarebbe davvero un peccato e soprattutto rimetterebbe in discussione tutto il processo e la storia vissuta fino a qui. Dunque, prova Green Pass per le aziende dei servizi. Ci dice la Nazione che Sei Toscana, Estra e ADF e Acquedotto hanno varato dei protocolli per controllare che i dipendenti rispettino le regole. Il primo test il 15 di ottobre e chiaramente la privacy complica le stime sugli esenti dal vaccino. A livello italiano sono stati stimati circa 8,5 milioni di persone non vaccinate, di cui più o meno 4,7 o qualcosa del genere in età dal lavoro, e questo chiaramente facendo il conto della serva col tampone ogni due giorni, cioè tre volte alla settimana, sarebbero qualcosa come 12 milioni di tamponi alla settimana da processare, e chiaramente sarebbe uno sforzo organizzativo ma anche logistico e economico difficile da sostenere. Vedremo come saranno gestiti questi tamponi, anche per capire chi dovrà pagarli, se i datori di lavoro, se lo Stato, se saranno gratuiti. Di certo sono gratuiti per tutte quelle persone che per motivi sanitari o comunque per condizioni fisiche particolari non possono essere vaccinate, e questo ci mancherebbe altro. Sul resto, bisogna capire, ancora non è chiaro e probabilmente sarà anche questo uno dei temi che dovrebbe essere nel prossimo DPCM atteso proprio nei prossimi giorni, come vedevamo in apertura. E gli industriali che dicono, industriali e artigiani, sì al certificato ma guai a bloccare l'attività. Chiaramente la paura è che a questo punto l'attività economica venga di nuovo bloccata per questo motivo. Qui parla il presidente di Confindustria Fabrizio Landi, dice: lo strumento va ragionato dal punto di vista pratico, serve un test iniziale, più l'impresa è piccola più il problema è grande, quindi chiedono procedure semplificate per evitare il blocco dell'attività. E ancora, terza dose, quello che vi dicevo, terza dose anche per gli over 80, l'ASL Sud-Est accelera i tempi, 25.000 gli anziani che riceveranno il rinforzo del vaccino presso medici di famiglia, farmacie e hub, mentre già si lavora per somministrare la terza dose anche al personale sanitario. Sono le 8 in punto e quindi è il momento di cambiare pagina, dare il via vero e proprio al nostro appuntamento con Buongiorno Siena, quindi sigla. Good morning Vietnam! Buongiorno Siena, bentornati in diretta, sono le 8.01 in questo martedì 12 di ottobre, al microfono ancora Giulia Maestrini per leggere insieme a voi i giornali senesi. Una delle notizie insomma della giornata è appunto la morte di Alberto Brandani, il professore, così veniva chiamato, morto a Colle Valdelsa, e
un uomo sicuramente che ha fatto tanto a Siena, un uomo, un protagonista della vita recente della città, tante ieri chiaramente le testimonianze e il cordoglio delle istituzioni, scrive Pino Di Blasio sulla Nazione: Amintore Fanfani lo volle deputato del Monte dei Paschi nel 77 e Brandani restò nel suo ufficio a Rocca Salimeni per 20 anni, fino al 97, anno delle prime nomine nel consiglio di amministrazione di una SPA. Erano gli anni del Monte di Siena, con il PC che provava a diventare partito di governo, il PSI che voleva ritagliarsi più spazio e le correnti DC che si spartivano presidenze e provveditorati. Tanti duelli al vertice, come quello con Piero Barucci, presidente, e Carlo Zini, provveditore, per l'acquisto della Banca Popolare di Canicattì, che videro Brandani protagonista. Per una stagione fu a un passo da diventare presidente del Monte, poi incappò in un'inchiesta per presunte tangenti, accusato da un imprenditore dolciario. Fu anche arrestato insieme a un altro deputato in quota PC-PDS e fu prosciolto un anno dopo da tutte le accuse. Questo è una parte del ritratto che Pino Di Blasio scrive sulla Nazione per appunto il ricordo del professor Brandani. E ancora invece vi segnalo un'ultima notizia prima di passare poi alle nostre analisi con gli ospiti, perché ieri c'è stato un ennesimo strappo dei sindacati del comparto sanità, che come sappiamo sono in agitazione già da un po'. L'attacco di ieri è sul 118, il servizio è disorganizzato, scrivono i sindacati, la FPCGL contro l'ASL Toscana Sud-Est, mancano i medici e gli infermieri sopperiscono con responsabilità. Questo è l'attacco appunto all'organizzazione del servizio del 118. Io mi fermerei qui, vado in pubblicità, regia, e poi rientriamo con i nostri ospiti e cominciamo a fare un po' di chiacchiere. Buongiorno Siena, bentornati in diretta, buongiorno e ben ritrovato Sandor Landini. Buongiorno. Ben ritrovato qui da noi. E dunque, io vorrei partire, visto le notizie del giorno, vorrei partire ancora dalla questione che ha visto vittima la CGIL sabato, no? Perché poi c'è stato anche un presidio di solidarietà anche nella nostra città, come in tutte le città. C'è la chiamata della manifestazione antifascista per questo sabato, la manifestazione dai sindacati riuniti, e c'è stata ieri la visita di Draghi, insomma. E c'è la proposta, c'è la mozione di PD, eccetera. Esatto. Allora, prima di parlarne, sentiamo insieme le parole del segretario provinciale della CGIL senese Fabio Seggiani, che abbiamo sentito proprio dopo il presidio di domenica. Sentiamolo. È l'ora di mettere mano a una legge che applichi l'apologia di fascismo, che la renda viva. Non è più tollerabile che le istituzioni vadano a celebrare luoghi e caduti della resistenza e nello stesso tempo autorizzino di presentare liste elettorali a questa feccia. I gruppi neofascisti devono essere sciolti, le sedi chiuse, e gli va impedito di presentare liste elettorali e di fare propaganda anche qui in questa città. Anche a Siena, davanti alla Camera del Lavoro, la CGIL ha voluto manifestare contro lo squadrismo violento neofascista e anti-Green Pass di sabato a Roma, nella sede nazionale del sindacato. Una presenza massiccia, quella di ieri in piazza Gramsci, che ha dimostrato quanto abbiano ferito quegli attacchi violenti di stampo estremista alla casa delle lavoratrici e dei lavoratori italiani. È così che il segretario provinciale della CGIL senese ha aperto il suo discorso durante il presidio di ieri mattina. Un discorso pieno di pathos che non ha avuto mezze misure. Infatti Seggiani, in linea con il segretario nazionale Landini, ha chiesto un'azione concreta di rafforzare la legge Scelba e le leggi contro le organizzazioni dei gruppi neofascisti e farli sciogliere definitivamente ovunque. Non è più tollerabile che le istituzioni autorizzino a questi gruppi di presentare liste elettorali anche a Siena.
tante le bandiere rosse del sindacato e di partiti e organizzazioni antifasciste come AMPI, PD e Partito Comunista dei Lavoratori. La solidarietà però arriva anche dall'amministrazione comunale senese, che denuncia i responsabili di questi atti e chiede che vengano perseguiti. Una vicenda che ha unito la politica, che tutta ha denunciato gli scontri. Ma se da una parte il PD e il Movimento 5 Stelle si accodano alla richiesta di scioglimento dei gruppi fascisti, Giorgia Meloni da Madrid all'incontro nazionale di Vox, partito di estrema destra spagnolo, ha espresso solidarietà alla CGIL, sottolineando che sicuramente si tratta di violenza, ma la leader di Fratelli d'Italia non conosce la matrice che ci sarebbe dietro. Una dichiarazione che ovviamente ha generato alcune polemiche, anche perché l'assalto di Roma ha portato a 12 arresti, tra cui anche Giuliano Castellino e Roberto Fiore, due dei leader nazionali di Forza Nuova, l'organizzazione di estrema destra dichiaratamente neofascista. Ecco qua, questo era il nostro servizio. Dunque, Sandro Orlandini, che è anche presidente dell'Istituto Storico per la Resistenza, quindi oggi in qualche modo hai anche questa doppia veste di storico che ci aiuta a comprendere questi fatti. Molti hanno rivisto, no, in questo assalto alla Camera del Lavoro un déjà vu in qualche modo, sì. No? La riproposizione di un qualcosa che accadeva 100 anni fa. Sì, infatti a Siena ha colpito, perlomeno fra coloro che mantengono un po' di memoria, il fatto che questo evento romano sia avvenuto a 100 anni da quando il 4 marzo del 1921 nella nostra città si verificò un assalto alla Casa del Popolo in via Pianigiani, lì dove ora è il Consorzio Agrario, che ospitava anche la Camera del Lavoro. Questo assalto fu condotto da forze di polizia, carabinieri, militari del reggimento di fanteria che era di stanza a Siena, e da nazionalisti e da fascisti. Si trattò di un evento che si verificò in seguito ai gravi fatti di Empoli, in cui alcuni marinai provenienti dal Livorno per sostituire gli scioperanti che avevano bloccato la linea ferroviaria, scambiati per fascisti, in degli scontri furono uccisi. Da qui una reazione molto dura in tutta la Toscana, e dentro quella reazione ci fu anche l'assalto alla Casa del Popolo. La sessantina di persone che era dentro la Casa del Popolo e che cercarono di difenderla, in seguito a una sparatoria fortissima con armi leggere e addirittura all'uso di un cannoncino, dovettero arrendersi, furono percossi all'uscita, furono incarcerati, dopodiché furono liberati perché non avevano commesso alcun reato. Nel frattempo i fascisti erano entrati dentro la Casa del Popolo e l'avevano distrutta. Questa cosa quest'anno a Siena è stata ricordata ripubblicando si potrebbe dire un instant book, un piccolo libro che l'anarchico Guglielmo Boldrini scrisse a pochi giorni, essendo uno di quelli che era dentro la Casa del Popolo a difenderla, e quindi è stato ripubblicato. È una lettura interessante. Ecco, queste cose sono rivenute in mente a vari senesi vedendo le immagini che stanno andando anche ora, che sono relative all'assalto a Roma. Tornare a 100 anni fa, insomma, non è una cosa positiva. No, giustamente ha detto ieri il presidente Mattarella, ma anche Draghi dice non si torna a 100 anni fa perché il paese è diverso, no? Ci sono gli anticorpi oggi per riconoscere certe cose, c'è una consapevolezza, una cultura diversa. Eppure dicono oggi i giornali certe nostalgie, le chiama per esempio il Corriere, o comunque
una certa sponda a quel bacino di voti che comunque qualcuno si deve contendere, fa sì che non ci sia una condanna davvero netta, no? Ma la storia del nostro paese è caratterizzata dal fatto, è una differenza abbastanza profonda, ad esempio con la Germania, è caratterizzata dal fatto che non ha mai effettuato per davvero i conti con il fascismo, con 20 anni di dittatura, e non ha mai fatto davvero i conti soprattutto con la Repubblica Sociale alleata dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Non ce l'ha mai fatti, per vari motivi. Uno fondamentale è che subito dopo la fine della guerra cominciò un'altra guerra, la Guerra Fredda, e quindi nello scontro fra blocchi, quello occidentale, quello orientale, Stati Uniti, Unione Sovietica, beh, insomma, avere un po' di fascisti e anche vari nazisti che potevano essere giocati in questo nuovo scacchiere, in chiave anticomunista, in qualche chiave modo, anticomunista, no? poteva far comodo. E poi anche perché insomma, di italiani che erano stati fascisti erano tanti. Sì. E quindi non era facile farci conti. Così che mentre la Germania a Norimberga l'ha avuta, in Italia una Norimberga non c'è sempre stata. Questo ha fatto in modo che la discriminante antifascista, che è forte, ripeto, in Germania, che è forte in Francia, che è forte in altri paesi d'Europa, in Italia sia molto più labile. L'avvento al potere di Berlusconi, per la verità anticipato un po' dalla politica di Craxi, del PSI di Craxi, di apertura al movimento sociale, alleanza nazionale. Ecco, dicevo, da l'avvento di Berlusconi in poi questa discriminante si è ulteriormente affievolita. Un altro dato, e mi fermo, io ormai ho un'età tale che ricordo gli anni cosiddetti di piombo, laddove esisteva un terrorismo di destra che è stato anch'esso rimosso e dimenticato. Ogni tanto appare Nahr e così Beh, via. Uno anche è anche degli arrestati di sabato, anche in fra questo l'altro. Caso. Ma fu caratterizzato prevalentemente da un terrorismo di sinistra. Certo. Il Partito Comunista, la CGIL, pur con grande fatica, ci fecero i conti con questo fenomeno. Cercarono in ogni modo di prenderci le distanze, non solo a parole, ma praticamente. Anche in fabbrica, anche no? In fabbrica, anche nelle manifestazioni. Io vedo molta più difficoltà da parte delle destre italiane, perché sono due, c'è la destra della Meloni, c'è la destra di Salvini, a prendere le distanze da organizzazioni come Forza Nuova. Grandi difficoltà, ci sono tentativi di mettere, per esempio ora rispetto alla proposta di una messa fuori legge, di buttare la palla in tribuna. Sì, perché fra l'altro, appunto, proprio visto che la tua conoscenza da presidente dell'Istituto Storico di Resistenza, quindi anche delle leggi, no, rispetto a quel periodo, molti invocano oggi la legge Scelba, no? Cioè quella che dovrebbe impedire la ricostituzione di associazioni o movimenti con simboli o con richiami, eccetera. Draghi dice c'è un'ipotesi decreto, cioè di scioglierla per decreto, oppure aspettare una sentenza del tribunale, cioè qual è la situazione proprio da un punto di vista formale? Ma dal punto di vista legislativo, allora, dal punto di vista della Costituzione, che è una Costituzione antifascista e che è una Costituzione in cui si vieta la ricostituzione del partito fascista sotto qualunque nome possa, certo, assumere, e dal punto di vista delle leggi conseguenti, compresa la legge Scelba, il nostro paese non ha bisogno d'altro. Cioè ha bisogno soltanto che queste leggi vengano applicate. Sta di fatto che la legge Scelba è una tra le meno applicate di questo paese. In qualche occasione nel passato è scattata, può essere utilizzata anche in questa
occasione. Si dice, bah, insomma, però tanto serve a poco, perché sciolta un'organizzazione ne viene subito... Ne rinasce un'altra, con un altro nome, no? Fatta un'altra, benissimo, ma tanto applichiamola e quell'organizzazione che sia sciolta. È un atto politico fondamentale, importante, significativo. Si tratterà di vedere come comportarsi rispetto a altre che potranno sorgere. Il fatto di dire che anche nel fronte di sinistra esistono frange estremiste e che anch'esse dovrebbero essere dunque messe fuori legge è un argomento che in questo momento è, ripeto come ho detto precedentemente, un modo per cercare di buttare la palla in tribuna. Il benaltrismo, perché come in questo momento dire. Si discute di questa cosa. Al momento in cui ci sarà da discutere delle estremismo di sinistra si discuterà e si prenderanno provvedimenti nei confronti dell'estremismo di sinistra nel caso si riveli eversivo. In questo momento il tema è Forza Nuova, che in questo peraltro momento, ricordiamo il tema è stata sono i fatti di Roma. Candidata alle elezioni anche a casa nostra, c'è stata una sede, non so se c'è certamente ancora, è stata candidata alle regionali, sta, quindi insomma e sta nel grande blocco della destra, Forza Nuova contribuisce a Siena come tutta Italia a eleggere i candidati della destra, o che siano in quota Lega o che siano in quota Fratelli d'Italia. Chiudiamo questa pagina, grazie per questo contributo, ti ho preso un po' a sorpresa stamani, ma era a caldo sui giornali e quindi ho colto l'occasione di averti qui ospite. Chiudiamo questa pagina, andiamo in pubblicità e poi abbiamo ancora alcune cosette da raccontare sulla vita un po' più quotidiana, diciamo così. Eccoci qua, siamo ancora con Sandro Orlandini, cambiamo pagina, parliamo di Monte dei Paschi, perché finite le feste, gabbato lo santo, come si dice nel proverbio, passate le elezioni, è sparito anche dal radar il Monte dei Paschi. Eh sì, è un po' sparito, forse ne avevamo fatto, come si potrebbe dire, una sorta di indigestione durante la campagna elettorale, essendo stato il tema principale, più discusso della campagna stessa, ora la situazione si è un po' acquietata. Però di notizie che abbiano un fondamento concreto, c'è solo l'accordo chiuso con la fondazione, esatto, non salvo quella cosa là, che pure è cosa importante, di notizie che abbiano un fondamento concreto non ne arrivano. Ci sono delle voci, un punto, esatto, abbiamo fatto un punto con Aldo Tani, sentiamo il servizio e poi ne parliamo. Prima i ballottaggi, poi arriverà il momento di svelare le carte. Per le sorti di Monte Paschi, ormai è solo questione di tempo. Una data utile potrebbe essere il 27 ottobre, quando Unicredit riunirà il CDA per i risultati della trimestrale. E anche il segretario della FABI, Lando Maria Sileoni, ha parlato di una trattativa a buon punto. L'istituto guidato da Andrea Orcel ha ultimato la valutazione su Rocca Salimbeni e disegnato il perimetro di asset da rilevare. Le parti avrebbero raggiunto anche un'intesa sugli esuberi, tra le 6 e 7.000 unità, tra i quali rientrano 2.700 già preventivate dal piano di Guido Bastianini. Al di là delle conferme di tutte queste indiscrezioni, le incognite però non mancano. Che ne sarà del marchio e delle filiali non assorbite da Unicredit? Sulla prima questione, la banca di Piazza Gao Valenti non ha mai mostrato particolare interesse, mentre il Mediocredito Centrale, che opera sotto l'egida statale, essendo una controllata di Invitalia, non ha dato alcuna risposta positiva. Dal Tesoro, principale azionista di MPS, hanno fatto sapere di volerlo valorizzare e quindi la soluzione pubblica non è esclusa, chiaramente con valenza temporale. Poi c'è il discorso legato alle filiali, con MCC destinata a prendersene 200, tutte collocate nel sud del paese. Se questo numero fosse poi più alto, il MEF non farebbe muro. Negli ultimi giorni, complice la conclusione della trattativa tra MPS e Fondazione,
l'opinione pubblica ha messo sul mercato anche la sede di Montepaschi. In realtà, di concreto non c'è nulla e l'ente di Palazzo Sanzedoni, unico possibile acquirente viste le peculiarità di Rocca Salimbeni, ha negato questa possibilità. Il costo si aggira sui 90 milioni e per l'istituto guidato da Carlo Rossi, pur salendo a 600 milioni di patrimonio, sarebbe un'operazione esosa e con un ritorno tutto da verificare. Nel frattempo Montepaschi ha intrapreso un'azione mirata alla riorganizzazione interna, accorpando in una sola business unit i mercati private banking e corporate. Obiettivo della divisione è quello di incrementare le sinergie, facendo sì che i clienti individuali e quelli imprenditoriali possano far dialogare i loro business, godendo delle competenze specifiche dei due mercati. Ecco qua, questo era il punto su Monte dei Paschi, a conclusione appunto del primo turno elettorale in attesa dei ballottaggi, 27 CDA di Unicredit, chissà che non sia quella davvero la data X. Può darsi che sia quella, in quel caso andremo a verificare se cose dette in campagna elettorale, in particolare i 4 punti, l'asticella come la chiamava, messa là da Enrico Letta come elemento da dover saltare da parte di un acquirente, quindi da parte di Unicredit, per fare in modo che lo Stato venda il Monte dei Paschi, se quell'asticella Unicredit la salterà oppure no, e che cosa accadrà a quel punto, insomma, come andrà la trattativa. C'è una cosa che mi lascia un po' stupita, devo dire la verità, il pezzo di Aldo Tani parlava anche di una notizia che è arrivata ieri dalla banca, di questa riorganizzazione interna del private banking che viene messo insieme alle imprese in una nuova unità di business, quindi alcune divisioni interne di uffici, direzioni, eccetera. E la cosa mi lascia un po' incuriosita, perché normalmente, voglio dire, non si fanno cambiamenti organizzativi, gestionali all'interno di un'azienda che non si sa quale sarà il suo futuro da qui a 3 mesi. Cioè, la trovo un'operazione un poco comprensibile, cioè da che mondo è mondo le aziende che stanno vengono acquisite o sono in trattativa eccetera stanno ferme, perché certo, si aspetta la nuova organizzazione, no? Forse vederci un segnale di una prospettiva di continuità di un monte che rimane tale e quindi non viene ceduto è eccessivo, però il fatto che ci siano degli elementi di riorganizzazione interna che appunto, come te dicevi, in una fase vicina a un'eventuale vendita avrebbero scarso senso, lascia riflettere. Non sarà di certo nel modo, non andrà di certo nel modo che ipotizzavo, cioè un segnale di continuità, però lascia un punto interrogativo. Può anche darsi che la riorganizzazione serva nel caso che, e quindi, di rendere invece più appetibile, quindi, magari no? Oppure nel caso che la vendita non si realizzi, beh, intanto ci siamo portati avanti. Bene, allora invece, appunto, legato al Monte, questo l'addio a Brandani, di cui abbiamo letto dalla Nazione, un protagonista sicuramente di uno scenario DC, no? di quegli anni. Sei un uomo di potere, un uomo di cultura, un, si potrebbe dire, grande democristiano, che ha in parte fatto la storia di Siena, la storia del territorio, la storia anche del Monte dei Paschi. La cosa che da cultore di storia e di storia locale mi colpisce è che mentre da parte dei comunisti sono state lasciate autobiografie, memorie, c'è stata una sorta di corsa a raccontarsi, da parte dei democristiani e dei
anche dei socialisti senesi, si riscontra una davvero grossa reticenza. Nessuno di loro ha lasciato autobiografie e memorie, tra questi anche Brandani. Ha provato a fare qualcosa Fiorenzani su questo terreno, ma per il resto insomma c'è il vuoto, e invece sarebbe, interessante che qualcuno la scrivesse, una storia della Democrazia Cristiana senese. Sarebbe interessante, lanciamo un appello agli storici, diciamo, dell'area democristiana, sì, che possano agli storici anche o agli storici tout court, certo. Certamente all'Università di Siena, tesi di laurea, molto interessante, molto interessante. Ultima notizia, poi ti libero, rifiuti. Questo a noi ci appassiona, questo ping pong fra Sei Toscana e l'assessore Buzzichelli. Il problema è che nel ping pong noi ci siamo pieni di rifiuti, di scatoloni, verrebbe a dire, nel ping pong i rifiuti rimangono là dove stanno, nella strada, insomma, a parte questo. Però ecco, in questi giorni abbiamo visto un po' di tutto. Lei dice che la colpa è di Sei Toscana, Sei Toscana dice che la colpa è dell'organizzazione col comune. Che dobbiamo fare? Diamola a metà, un po' per uno, però è chiaro che però fate qualcosa. Quello che è certo è che in queste critiche, insomma, dell'assessore a Sei Toscana ci vede anche in questo caso molta politica, essendo la presidenza di Sei Toscana in capo a un esponente del Partito Democratico. Io direi che almeno per la mia esperienza passata, anche diretta, insomma, un assessore quando le cose non funzionano può anche indicare altrui responsabilità, ma si deve soprattutto assumere le proprie. A me è capitato di fare l'assessore proprio in questo settore, tra l'altro fui il primo a portare a Siena un inizio di raccolta differenziata, e quando qualcosa non funzionava le persone venivano a me e mi dicevano non funziona, e io se mi provavo a rispondere ma insomma però la colpa è, la risposta mi veniva data invariabilmente ma lei ci sta a fare, a dare la colpa a quell'altro, risolva i problemi, così a me veniva detto. Può darsi oggi non sia più così, però mi pare non sia buona politica quella di rimpallare altrove responsabilità. La buona politica è quella di risolvere i problemi. Sì, sarebbe molto, molto giusto, anche perché insomma è una brutta visione della città, soprattutto nel weekend, soprattutto quando c'è tanta gente, insomma, non è una bella. Indubbiamente c'era stato un provvedimento che peraltro in parte sollecitato dalle associazioni commercianti, poi per la raccolta notturna, esatto, no? Poi un po' criticato, era quella della raccolta notturna, che eviterebbe di vedere montagne di cartoni e di sacchi lasciati fuori da ristoranti da mezzanotte fino la mattina alle 9 e alle 10. È stato tagliato via, è stata una delle prime cose fatte da questa amministrazione, e poteva essere, se alcune cose non funzionavano, migliorato. Rivista. Ma non migliorato, ma non tagliato via. Era a mio giudizio una soluzione, per dire un aspetto. L'assessore Buzzichelli dice ma la raccolta differenziata da frazione umida in Camollia è lì in sperimentazione da tanti anni, perché Sei Toscana non l'ha estesa. Ecco, ma perché il comune non ha imposto a Sei Toscana di estenderla? Certo. E poi Sei Toscana non rispetta il contratto? Allora troviamo il modo che si facciano degli esposti perché lo rispetti, che venga messa in qualche modo in mora, ma dal punto di vista formale, non con articoli di giornale. Assolutamente. Noi ci fermiamo qui, siamo in ritardissimo, quindi grazie Sandro Orlandini di essere stato con me anche stamani.
e arrivederci alla prossima alla settimana. Prossima settimana. Noi andiamo in pubblicità e torniamo fra poco. Buongiorno Siena, eccoci qua, siamo di nuovo in diretta e quindi è il momento di andare a parlare del territorio. Lo facciamo partendo dalla Valdelsa, dove c'è stato il camper dei vaccini che, come sappiamo, ha girato il territorio. Torre è tornato anche a Poggibonsi grazie a un accordo tra le associazioni del mondo del lavoro e l'ASL Toscana Sud-Est, dove insomma ci sono state molte persone che sono andate a vaccinarsi. Sentiamo il servizio. È tornato nel pomeriggio di oggi a Poggibonsi, in località Salceto, il camper vaccinale della ASL Toscana Sud-Est per l'iniziativa promossa in collaborazione con le categorie economiche. Dopo i primi due appuntamenti organizzati con Confindustria Toscana Sud davanti agli stabilimenti di GSK a Rosia e Pramac a Casole d'Elsa, è stata la volta del progetto messo a punto con i referenti provinciali di Confartigianato, CNA, Confcommercio e Confesercenti. Il confronto tra i vertici delle associazioni e la ASL Toscana Sud-Est ha quindi prodotto un calendario per collocare nelle vicinanze dei luoghi di lavoro il mezzo concesso da Fratres Toscana e Fratres Poggibonsi per offrire una possibilità in più per effettuare la vaccinazione anti-Covid-19 a tutti coloro che ancora non hanno aderito alla campagna diffusa. Sì, effettivamente l'iniziativa dei camper all'inizio qualcuno era anche un po' titubante, ma in realtà è stata veramente una bellissima iniziativa, perché soprattutto in certi punti è veramente avuto un'affluenza veramente veramente molto importante. E non vi nego che anche oggi pomeriggio, essendo arrivata qui appunto da Via della Costituzione, dico: ma figurati, non ci sarà sicuramente pochissime persone. Invece con mio grande piacere c'è veramente tanta gente che pensa di fare la vaccinazione. Siamo vicini ovviamente al 15 ottobre, quindi importanza ovviamente del Green Pass per i lavoratori, però ecco, ho visto anche persone con piacere, persone anche molto adulte che non lavorano più e che questa iniziativa ha interessato veramente molte persone. Eccoci qua, è il nostro momento dalla Valdelsa, ci allarghiamo ancora un po', facciamo un salto in Toscana e andiamo a ritrovare dalla sua auto, c'è collegato via Skype con noi Simone Bachini. Simone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato dunque di ritorno da Piombino in realtà, no? Ieri eri a Piombino, dove c'è stata una giornata un po' movimentata pure lì. Eh sì, perché sembra chiaro, insomma, ora fare congetture è sempre così sbagliato, però insomma sembra chiaro che dopo sabato a Piombino ci sia stato un atto vandalico, chiaramente con le dovute proporzioni, nel senso piccolo, certo. Però è significativo perché davanti la sede della CGL, dello SPI CGL, la sede dei pensionati di Piombino, sono stati messi due piccoli cartelli contro il Green Pass e poi soprattutto è stata messa la colla nella serratura, e quindi ieri mattina, quando i volontari sono andati ad aprire la sede non si apriva. E quindi è chiaro che da una parte ci sono tutte le prese di posizione di solidarietà alla CGL, a Piombino si è di nuovo attaccato, ecco. Certo. E questo, insomma, non lo so, fa un po' riflettere in una città complessa. Ricordiamo che anche il passato recente di Piombino è stato un passato complicato. Eh sì, lo è tutto oggi, chiaramente con ormai un decennio di fallimenti nel riavvio delle acciaierie, una città che ha perso un po' di identità, nel senso, ma lo diciamo con l'affetto, no? Non, certo. Non è, con, e questo chiaramente porta, alcuni dicono un tempo non sarebbe successo, eccetera, eccetera. Il fatto è che ci sono delle pulsioni che vanno un pochino capite, vanno un po' analizzate, ecco, nel senso, secondo me
un atto comunque spregevole, in ogni caso, al di là certo, le questioni, cioè non si fa, ecco. Invece l'altra storia che arriva dal Pistoiese stavolta, che riguarda ancora la tema pandemia, diciamo, perché sembra di essere tornati indietro di qualche mese. C'è un mega focolaio a San Marcello Pistoiese, 55 contagiati, e pare che al centro di tutto ci siano delle gite, no? Sì, sì, una gita in Croazia, una gita in Puglia. Ecco. E al ritorno un po' i partecipanti a queste gite sono stati trovati positivi, insomma hanno fatto il tampone e sono risultati positivi. Alcuni di loro sono anche ricoverati, ci sono delle situazioni gravi, quindi insomma un po' l'attenzione che risale. Tra l'altro si parlava di alcuni dati, il freddo di queste ore un pochino accolto in contropiede, il meno utilizzo della mascherina, qualche caso in più lo sta facendo registrare un po' in tutta la Toscana. Staremo a vedere, insomma, cautela. E comunque ora a San Marcello però la situazione sembra circoscritta a queste persone, quindi al momento, parlando ieri anche col sindaco, non sembrano presi dal panico, diciamo, straordinarie, ecco, nel senso, per ora vediamo come evolve la situazione, ecco. Però insomma, quando ieri la notizia è arrivata, insomma, ci ha riportato un po'... Sì, indietro, no? Esatto. Sì. Senti, Simo, ti prendo un po' alla sprovvista, ma stavo leggendo, stavo guardando un po' dal Corriere Fiorentino, perché questo fine settimana si è chiuso anche il Carnevale di Viareggio, no? Sì. Il Carnevale straordinario di settembre. Tu sì, che vai sempre da quelle parti, che ne pensi? L'hai visto? L'hai seguito? Sì. Allora, è un carnevale molto bello, nei carri, nei temi, un carnevale che si evolve sempre, che guarda lungo, no? Nel senso, non c'è più la satira politica del momento, anche perché poi, insomma, stare sull'attualità è difficile, quello che dei bozzetti mesi prima, si rischia poi di essere vecchi quando si va in passerella. Sì, perché poi questi bozzetti erano di un anno fa, perché doveva essere a febbraio, no? Sì, certo. No, è un carnevale molto bello nelle fatture, c'è anche una nuova generazione di carristi giovani, e questo fa sempre ben sperare, no? Quando c'è nuova linfa si vede subito nell'evoluzione, nelle caratteristiche dei carri stessi. E niente, ha vinto forse poi ha vinto un carro molto classico nelle sue fattezze, perché ha vinto Luca Bertozzi, lo stiamo guardando però il tema era sotto sotto, e anche questo, no, è un'allegoria, no? Il carnevale poi ci insegna, no, il discorso forse che si faceva prima, no, il sotto sotto anche dell'Italia, una tensione crescente, un momento, sì, è vero, no, che si dice che va tutto bene, c'è la ripresa, ma insomma, sotto sotto stiamo attenti, ecco, nel senso... E anche il carnevale è stato un po' a doppia faccia, no, a Viareggio, perché comunque è andato bene, è stato voluto, però c'erano state un sacco di polemiche per i posti limitati, per il lungomare, certo, chiuso. Eh sì, vabbè, però, cioè, nel senso, il carnevale doveva essere fatto perché comunque alla fondazione erano stati assegnati dei contributi pubblici per i carri, e quindi, diciamo, il dovevano vedere la luce in qualche modo. Certo, è andato in pareggio da un punto di vista economico, perché chiaramente sono stati fatti i carri, l'incasso è stato risibile, perché chiaramente con l'afflusso di 5.000 persone a sedere non si può parlare di grandi incassi, però insomma, sono segnali importanti, sono cose che è bene ripartono. Tra l'altro in questi giorni ripartono le discoteche, ecco, sì. C'è un'indagine nel Fiorentino che su una decina ne riparte la metà, 5. Alcune proprio dopo la pandemia non ripartiranno più.
Storiche anche come il Jais di Empoli, ad esempio. Ah sì, mamma mia, che ritorno indietro nel tempo questo. Sì, vabbè, nel senso, però purtroppo non ce la fa a ripartire. Forse, cioè, credo che sul divertimento cambieranno delle cose, no? Perché poi, non lo so, nel senso, non è che le cose sono sempre fini a se stesse. Sicuramente. Il mondo delle discoteche forse anche prima della pandemia aveva... Forse aveva già un momento un po' di passaggio, no? Rispetto a, sì, ai decenni scorsi, quindi saranno l'occasione anche per rivederli, vedremo. Per vederli. Bene, certo. Bene, Simo, ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una buona giornata e... Volevo dire un'ultima cosa, un pochino sarcastica, che nel fine settimana si sono persi tantissimi fungaioli, tante persone nel bosco. Ecco, cioè, state attenti, lo diciamo per chi vede queste giornate, portatevi una bussola. Portatevi una mappa, qualcosa, insomma, sennò poi tocca venire a ricercarvi. Sì, guarda, cioè, tante situazioni veramente pericolose, perché poi quando si rimane nel bosco la sera, insomma, con il buio, i crepacci, insomma, non si scherza. È vero. Buona giornata, ci sentiamo presto. Ciao e grazie a Simone Bachini. Noi invece andiamo in pubblicità e torniamo fra poco per l'ultimissima parte di Buongiorno Siena. Eccoci qua, siamo quasi in chiusura, parlavamo per l'appunto con Simone Bachini di riapertura delle discoteche che stanno pian piano ricominciando a vivere, riapertura dei teatri che finalmente tornano al 100%, il Maggio Musicale ha fatto già sapere di aver aggiornato le piante di tutti i prossimi spettacoli e di aver messo in vendita i biglietti per il prossimo concerto diretto da Zubin Mehta il 15 di ottobre, perché chiaramente i biglietti che dovevano essere invenduti per limitare la capienza e che adesso invece possono tornare al 100%. Quindi tempi di riaperture anche a Siena, teatri, cinema in presenza, musei al 100%. Sentiamo tutto nel servizio che è andato in onda nel nostro TG. Ritorno alla normalità da oggi per cinema e teatri. Finalmente si abbandona il distanziamento di un metro e si torna alla capienza del 100%. Palazzetti dello sport al 60%, stadi al 75%, mentre ripartono anche le discoteche con un 50% al chiuso e un 75% all'aperto. Fondamentale in tutti i luoghi la certificazione verde. Queste le nuove norme anti-Covid in vigore da oggi. Importanti passi avanti soprattutto per i luoghi di cultura, che dopo quasi due anni tra chiusure e forti restrizioni finalmente tornano totalmente a rivedere il pubblico nonostante la presenza della mascherina. Cinema e teatri sono al 100% e questa era una misura che aspettavamo, perché fare il 75% per noi era impossibile, perché prima eravamo al 30%, era un posto sì e due no, poi al 50% un posto sì e uno no, ma al 75% non potevamo fare un posto sì e mezzo no, quindi o rimaneva al 50% si andava al 100%. Per fortuna il legislatore se n'è accorto, grazie anche al lavoro delle nostre associazioni di categoria, a iniziare dall'ANEC, l'Associazione Nazionale degli Esercenti Cinema, e fra l'altro è rappresentata alla presidenza da un senese come Mario Lorini, che sta facendo un lavoro egregio, e alla fine insomma ce l'abbiamo fatta. È una misura importante per il cinema, ma soprattutto per il teatro. Il teatro è fondamentale. No, diciamo, il cinema piano piano ha ripreso, ancora non siamo tornati a livelli pre-Covid, anche perché non c'era il prodotto, no? I film importanti sono cominciati ad arrivare adesso con Dune 007, quindi è ancora presto per vedere i risultati. Un po' di timore ovviamente c'è, poi c'è il fastidio di dover stare con la mascherina anche stando seduti, però per il cinema, vi ripeto, non era così fondamentale, era importante perché anche come segnale, ma non super determinante. Il film sta almeno due settimane dentro un cinema. Il vero problema era per il teatro, perché organizzando una stagione teatrale si fanno due o tre mesi prima per poi metterle in pratica e per avviare l'abbonamento e tutto, e partire senza sapere se poter contare su una platea intera o sul 50% della platea era una misura molto limitante.
E anche a Siena ripartirà la stagione teatrale presto, verrà presentata ancora, non si conosce il cartellone, si sa però che ad aprire la stagione ci sarà Certi di esistere, la prima produzione dei teatri di Siena per la regia di Alessandro Benvenuti, con 6 attori protagonisti selezionati proprio a Siena. Vi ricorderete che il progetto era nato pre-pandemia ovviamente, e erano cominciate anche le prove, poi era rimasto tutto fermo e quindi lo si riprende alla luce, insomma, appunto, non appena riaprono i teatri. Scopriremo presto anche la stagione teatrale dei teatri di Siena. E io, con questa buona notizia, perché la cultura che riapre è sempre una buona notizia, mi fermo qui. Grazie di essere stati con me anche questa mattina, grazie a Samo Piras in regia. Se volete, Buongiorno Siena torna domani alle 7:30. Buona giornata.